Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. La piccola Cata, ovvero Mia Cataleya Kiklo Alvarez, scomparsa dall'ex hotel Astor, potrebbe essere stata portata via per una vendetta. In queste ore sono state fatte due scoperte interessanti, che forse potrebbero essere utili per le indagini. Attualmente gli inquirenti sono concentrati sul fatto che settimane prima della scomparsa di Cata, nello stesso albergo occupato, l'ecuadoreno Medina Pelaez è stato spinto giù da una finestra del terzo piano. L'uomo, dopo un volo di 8 metri, si è miracolosamente salvato. Chi si sta occupando delle indagini pensa che potrebbe esserci un collegamento fra le due vicende. Si è scoperto infatti che ci sarebbe in corso una faida tra i due gruppi di sudamericani che gestivano il racket delle occupazioni nel palazzo ed altri traffici loschi. Sarebbe quindi una guerra fra bande, il tassello che conduce alla scomparsa della piccola. Nel frattempo, in queste ore si è concluso l'esame approfondito che è stato fatto all'edificio. Ed è emerso quanto segue. L'ispezione è stata condotta da due tecnici inviati dal GIS, specialisti esperti nell'uso di apparati tecnici ad alta tecnologia. E proprio grazie all'ispezione approfondita, sarebbe stata ritrovata una intercapedine comunicante con il giardino. Fonti vicine all'inchiesta, infatti, affermano che gli specialisti dell'arma avrebbero rinvenuto un'intercapedine, esattamente come si era ipotizzato a monte delle ricerche. L'ipotesi è che la bambina possa essere stata nascosta nello stabile. Gli inquirenti specificano che nulla di particolare fa pensare ad un collegamento con la sparizione della bambina, ma che ogni ipotesi non viene trascurata. Inoltre, è stata rinvenuta una telecamera. I carabinieri hanno individuato la telecamera di un privato cittadino, che copre l'ingresso di un'area adiacente al cortile dell'ex hotel Astor a Firenze, in via Boccherini, dove viveva Cata prima di scomparire. Secondo gli inquirenti, se qualcuno si fosse allontanato da quell'area, scavalcando il muro di cinta del cortile dello stabile che era occupato, la telecamera potrebbe averlo ripreso. Per ora non ci sono altri aggiornamenti. Grazie per la visione. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.